io ho corso nelle mie battine, volevo da socio portatore dell'Università Popolare, veramente voglio manifestare il mio grandissimo orgoglio per la riuscita di questa idea meravigliosa che fu di Rosanna e che noi abbiamo accolto e che veramente ogni anno cresce sempre di più e abbiamo dei risultati veramente eccezionali. Non solo su quello che si vede adesso, ma proprio su quello che è l'arricchimento delle vite di ognuno di noi, dei docenti e anche di chi usufruisce di questi corsi, che finalmente esce di casa, condivide tante belle cose, di contenuti e di bellissime esperienze insieme. Quindi io sono veramente felice e mi congratulo con tutti quanti, docenti, chi segue i corsi, noi che l'abbiamo pensata, che l'abbiamo e quindi che cresca sempre di più. Per quanto riguarda il mio corso, quest'anno io l'ho chiamato Le parole per dirlo, e in realtà è un percorso, come ogni anno comunque, è un percorso di consapevolezza per riuscire a gestire comunque a vivere un po' meglio con le emozioni negative che spesso condizionano il nostro modo di comunicare con gli altri e quindi i nostri rapporti di vita. È un percorso che appena cominciamo, strutturato in maniera diversa rispetto agli altri anni, con più un'esperienza, una sperimentazione personale sull'ascolto attivo, sulla comunicazione diretta e autentica. Abbiamo cominciato tardi quest'anno per problemi miei personali, quindi diciamo in fondo il percorso è stato abbastanza breve, però veramente molto molto intenso e molto arricchente dal punto di vista umano, come sempre. Comunque vediamo loro se qualcuno di noi vuole dire qualcosa. Grazie. Buonasera a tutti. Leggo il nostro pensiero per Anna Maria. Grazie Anna Maria, che con la tua capacità dell'ascolto hai consentito a tutte noi di raccontare o di tacere. Grazie perché con rispettoso intuito hai compreso dolcemente ogni nostro pensiero, donandoci il piacere degli incontri e sentendoci una grande famiglia. Tutte insieme ti chiediamo di continuare a donarci tutto ciò, le tue allieve. Grazie, allora, le parole per dirlo. E questo è il nome del corso di psicologia tenuto dalla dottoressa Anna Maria Barbiale. Già il nome del corso rende l'idea del percorso che abbiamo intrapreso sotto la guida paziente e solidale di Anna Maria, che con professionalità, generosità e cortesia ha offerto il suo contributo a questo altro anno accademico dell'Università Popolare dei Campi Flegrei. Nella vita siamo spesso incapaci di esprimere le nostre emozioni, di metterci in gioco, di esporci in prima persona e non sempre riusciamo a trovare le parole per dirlo. Dal dialogo e dall'ascolto il gruppo ha tratto forza, stimolo al confronto, alla comprensione, alla tolleranza, al rispetto del prossimo e attraverso la condivisione si è giunti tutti insieme a trovare anche le parole per dirlo. Un grazie alla dottoressa Barbiale e a tutti i componenti del gruppo. Adesso avete un'anteprima dell'attività che verrà proposta successivamente dal gruppo di teatro diretto dal dottor Gaetano Basile. Prego. Buonasera, sì, facciamo accomodare tutti quanti. Parliamo di teatro, finalmente. In verità non è un argomento tanto lungo, considerato che a Bagoli già nel 1920 c'era una compagnia che il cavaliere Giovanni Caruso aveva messo su. E parliamo quasi di 100 anni fa. 100 anni fa a Bagoli c'era pure qualche struttura dove si poteva fare teatro, 100 anni fa. Adesso
il corso di teatro dell'Università Popolare Campi Flegrei è stato fatto in una scuola, è stato svolto parte in una scuola, la scuola media Gramsci, e però non è uno spazio, diciamo così, sufficiente, adatto allo scopo. E quindi ci siamo dovuti arrangiare, tra virgolette, nel laboratorio delle arti del comune di Monte di Procida. E a proposito ringraziamo l'amministrazione di Monte di Procida, che è sensibile al problema, ci ha messo a disposizione questo locale. Mi dovete controllare questa notazione, io faccio sempre, dico sempre questo, a Bacoli non ci sono spazi teatrali, forse anche questa manifestazione inserita in un teatro avrebbe avuto un altro sapore, un altro spessore, un'altra dimensione. Bene, questo è il gruppo teatro con il quale abbiamo sviluppato per il secondo anno un altro argomento. L'anno scorso affrontavamo il monologo, ognuno di loro si espresse in un componimento che bene o male, insomma, sceglievo tra i tanti monologhi che ci sta. Quest'anno siamo andati avanti, hanno sperimentato la scrittura teatrale, ognuno di loro ha scritto il proprio ruolo, descrivendo un personaggio, e lo abbiamo inserito, e lo hanno loro, inserito in una storia. Io sono intervenuto pochissimo, in verità, ho fatto fare molto a loro. Ah, questa è la fila dei musicisti, ci sta Luciano, che è un mandolinista famoso, a Napoli, uno dei primi mandolinisti di Napoli, sta Geppino, che è un chitarrista, vabbè, Geppino, vi ho presentato, poi dopo mi date la parte. Allora, dicevo che hanno pensato a questa storia. Hanno immaginato, così come stanno, un teatro dove c'è la struttura teatrale, c'è tutto il palco. Entriamo in questo teatro, vediamo cosa succede. E ci sono attori, attrici e pure grandi registi. Mi raccomando, che ci volete fare? Questa era la detta alle pulizie di questo teatro. Poi in questo teatro cosa succede? Che c'è un regista che deve mettere su uno spettacolo e che ha fatto un sacco di pubblicità per il paese per convocare quanti più attori e attrici possibili. Il regista. Io sono il regista, è vero. Cerco attori per una mia commedia. Gliel'ho detto alla signora delle pulizie di far affittere da suo nipote e lo candire pure a San Carlo o in galleria. È vero. Nessuno, quello che ha fatto. L'ha messo in quattro ore di avvista. Pure andare a Milano di carne l'ha messa. Fatta affidare la bassa porta, no? Con i risultati che si sono presentati siete venuti che te li raccomando. E di più devo sopportare l'assurdo e velocità di mia moglie. Quello mi fa scatenare, è vero, ma chi me l'ha fatto fare? Io stamattina, bello bello, ciotto ciotto, me ne andavo a pescare nell'acqua, è vero. E il regista che si presenta in questa maniera, adesso cominciano le audizioni, entrano gli attori e le attrici. Chi è la prima attrice? Vediamo chi è, eh? Uè, ma che si fa a cane? Ma che si fa? Mi sono venuto a fondo in. Ah. E il regista non sta. Il regista sta qua, sta. L'avevo conosciuto, guarda. Sì. E chi ne sei mica caso? Mi porta l'oro, stimmi. Ma non è un petto formale. Un petto formale. Un inchio. Un inchio, ma è un petto formale. Beh, io, con un mano non chiazzo, faceva un riffa, un gamba. In un marietta, un marietta, chi sta a mano e chi si uccolo lo manda. E lui a sé, dice, ne ha raccontato tutta sua vita. E se perché, non ha roppellato. Il teatro è il mondo del possibile, luogo dove può succedere di tutto. Succede che c'è un'attrice puteolana, noi la accogliamo, ma lo pensa,
Se lo vediamo a presto vinta. Oh! Ecco io! Sì! Io! Sì, a colpa da tirare! Sono il provino solo! Ma il provino allora è nudo! E allora c'è il pittore! Fai il pittore! Aspettate sto qua! Questo è un pittore, è un pittore che vuole vendere assolutamente il quadro, che è disperato, come detto. E però dopo il pittore ci sono anche altri personaggi. Questo deve perdonare tutti questi eccessi, ma è a teatro, non ripeto. E però non è finita qua, eh? Oh, ma non vorrei! Oh, scusate, dottore, devo fare una telefonata. Ha bisogno di una. Non è... In verità questi personaggi parlano anche fra di loro, ma non lo mostriamo perché poi vi dico la data quando sarà fatta questa commedia. Ma andiamo avanti. Ma non è finita ancora. Oh, Romeo, Romeo, perché sei tu, Romeo? Hai battuto. Rinvega tuo padre, rinuncia al tuo nome. Vabbè, è un consiglio. Mi ha chiamato Romeo, ma appunto, lasciamo bene. Non vi dico come finisce, è perché lo so bene, ma veniteci a trovare a Natale. Buonasera e grazie.